La Reactional Direct di Nintendo io l'avrei anche fatta, però la CAM ha deciso di non collaborare e quindi mi vedo costretto a fare un video un po' diverso. E sinceramente non mi dispiace trattare più velocemente gli argomenti che mi sono piaciuti e non trattare per niente quelli che non mi sono piaciuti. Fermo restando che quelli che non mi sono piaciuti sono giochi di Farming Simulator più o meno. Non la serie, ma giochi dove devi effettivamente fare l'agricoltore, sostanzialmente come Rune Factory e Story of Seasons. Ma come tutti quanti Nintendo Direct, ci sono state quel paio di bombette che insomma ti fanno dire: ah, però! Prima fra tutte, ovviamente per quanto mi riguarda, sia chiaro, Octopath Traveler 2. Non mi aspettavo assolutamente un sequel di un gioco che ho apprezzato tantissimo e che non vedo l'ora di continuare con questa nuova avventura. Una sorpresa che non mi aspettavo per niente, invece, sono i Resident Evil 2, 3, 7 ed 8 in cloud per Nintendo Switch. Non lo sapevo minimamente, neanche letto da qualche leaker, quindi tanta roba. Sperando che i server siano buoni e che non facciano la fine di Kingdom Hearts. Capcom, mi raccomando. C'è poi anche Tunic su Nintendo Switch. Girava male, si vedeva. E sì, c'era lo stuttering della live di per sé, ma il gioco girava male proprio per conto suo. Anche giochi per il Nintendo 64, tipo Mario Party 1, 2 e 3, GoldenEye, incredibilmente, bella sorpresa, Pokémon Stadium 1 e 2, si potrà giocare online con altri giocatori, almeno da quello che ho capito. Anche un'altra notizia carina, quella di Pikmin 4, ed ora Pikmin 4 è un buon motivo per chi non l'ha ancora fatto, come me, di recuperarsi tutta quanta l'intera saga, perché merita. Il primo ho vaghi ricordi giocato a casa di un mio amico, ma per il resto non so nulla della saga. E la bomba finale: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il sequel di Breath of the Wild con titolo e data di uscita per il 12 maggio 2023. Ci siamo! Manca meno di un anno! È sempre tanto, però finalmente i fan di Zelda potranno tornare a calcare le terre di Hyrule. E tra le altre cose si è un po' visto il nuovo meccanismo dei poteri di Link. Sembra quasi un riavvolgere il tempo e nel logo c'è un Uroboro. Si presta a diverse interpretazioni l'Uroboro, penso che in questo caso stia a intendere il ciclo del tempo, dato che Link può riavvolgere il tempo e non solo. Comunque sia, questi sono i titoli che maggiormente mi hanno colpito per il Nintendo Direct di oggi. Ci sono state altre due o tre cosine, tipo Fire Emblem all'inizio, che per fortuna è uscito ora e non prima, perché sennò Sakurai ci metteva altri 10 personaggi dentro e quindi giù altri spadaccini. Per fortuna è uscito ora. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.